Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me, come sempre, dall'immancabile Marco Paccagnella. Buonasera a tutti, buonasera Corrado, bentrovato. Bentrovato, sempre in partenza via. Sempre presente, ovviamente. Sei arrivato in ritardo stasera, stavamo aspettando i nostri ospiti, erano già qui, volevamo farci un po'. Sono arrivato tardi al CO, capita ogni tanto. No, chiaramente sì, si scherza e si gioca ogni volta, anche perché Driver è anche quello, anche qualche sì. Risata ci vuole. Nel backstage prima di cominciare. Senza la ombra di dubbio. Anche perché questa sera ci tornano a trovare degli amici. E assolutamente. La ormai degli abitué. Degli abitué, esattamente. Infatti in studio con noi ci sono tornati a trovarci gli amici della Winners Rally Team. Team, ricordiamo, nato nel 2011, che è diventato in questi anni un punto di riferimento ormai per tutti coloro che si affacciano al mondo delle corse automobilistiche. Ricordiamo ancora che seguono da piloti affermati. Ricorderemo questa sera anche Enrico Brazzoli, che è partito con il botto in questa stagione. L'anno scorso ha vinto il mondiale WRC3. E quest'anno è ripartito con altrettanta carica, esatto. Fino ad arrivare a giovani emergenti o comunque a piloti che corrono con delle auto meno performanti. Oltre a quello, chiaramente spaziano dalle WRC fino ad arrivare alle affascinanti auto storiche. Con noi in studio torna il responsabile della WRT, stasera con la barba da cattivo, per fare ancora più cattivo, il nostro Roberto Antonucci. Buonasera a tutti. Ciao Roberto. Buonasera, Roberto. Ciao. Ben trovato con questa barba che fa di moda. Non avevo voglia di farla, dai. Vado in TV, fa più figo. Grazie per essere tornato a Driver. Abbiamo grazie un sacco di cose da dire anche questa sera, quindi poi ti lasceremo parlare. Delle tante cose da dire questa sera, lavorerete quest'anno a un equipaggio totalmente al femminile, e questa sera in studio appunto c'è questo equipaggio. Sono reduci dal rally del Ciocco, proprio la settimana scorsa. Tornano in studio a Driver con noi Patrizia Perosino. Buonasera a tutti. Grazie Patrizia, bentornata. Grazie a voi. L'ultima volta che l'abbiamo vista non era convinta, che andava avanti, ma non lo so, ma non mi... Esatto. Era un po' titubante. Mi ricordo che era proprio subito dopo la prima gara che avevano fatto insieme. Esatto. Ho detto, ma sì, sei mia figlia, mi viene a fare da navigatrice, mi ha fatto provare. Ma non era molto ti entusiasta. Ti ricordi, ma non è un mondo che non mi piace. Sono due anni scende la macchina con lo studio anche. Veronica Verzoletto, buonasera Veronica. Buonasera a tutti. Ti hanno passato la malattia, come mi diciamo. Mi ha contagiata. Da quando non ero convinta, adesso non scendo più dalla macchina. E infatti, anzi, mi sa che sei te che spingi la sono mamma. Io che spingo. Andiamo a far questo, andiamo a far quello e via dicendo. Infatti io partirei proprio da lì. Avete già fatto diverse gare insieme. Ripercorrei, magari prima di passare alla stagione 2019, esatto, che sta per prendere il via. Anzi, l'ha appena preso con il Ciocco. Un po' come è andata la stagione 2018, appunto, che avete vissuto insieme. Direi di ripercorrere un po' le varie gare. Nel 2018 l'ho buttata subito nel più difficile, nel campionato italiano, tanto per collaudarla subito. E quindi abbiamo fatto qualche gara, abbiamo fatto Sanremo, l'Elba, Roma purtroppo c'è stato un inconveniente, abbiamo dovuto ritirarci, e poi abbiamo fatto Verona, quindi gare abbastanza toste. E Veronica è stata e quindi abbiamo pensato quest'anno di riprovarci. Mi ha buttata in questo mondo abbastanza impegnativo, insomma io pensavo di partire da una gavetta un po' più facile, mi fa facciamo il Sanremo, io ignara di tutto ho detto va bene, ci provo, poi tutti mi dicono ma sei sicura di farci, no? Perché come prima gara, poi alla fine con lei che mi dava una mano sono riuscita a fare tutto senza problemi, adesso pian piano sto migliorando anch'io. Anzi, addirittura prima mi diceva mentre preparavi i video che potrebbe essere che nel futuro diventi anche pilota. C'è anche questa cosa che forse le ha proprio passato la passione. Il passaggio da un sedile all'altro è sempre un po' difficoltoso, però quando c'è la passione dentro diventa tutto facile, secondo me. Sì, a me piacerebbe, a lei piacerebbe vedermi sul sedile di destra. Magari vi scambierete. Esatto, quella domanda era proprio quella, ma con la mamma di fianco o... Sinistra. Sì, all'inizio con la mamma di fianco sicuramente che... mi aiuterà in qualcosa. Ti bacchetta. Esatto, mi bacchetterà e mi aiuterà per quanto riguarda la guida, perché io non sono mai salita su una... A parte fare un giro in pista, non sono mai salita su una macchina da rally, quindi mi aiuterebbe lei. Ah, quindi c'è anche qualche novità. Assolutamente sì. Roberto, passo a te, quote rosa, la WRT non si lascia mancare veramente nulla, è abbiamo importante avuto... avere un equipaggio così all'interno del team. Sì, abbiamo avuto questa opportunità, conoscevamo Patrizia e Veronica già da... ovviamente da un po' di tempo, e all'Automoto Racing a febbraio abbiamo scambiato qualche parola un po' più approfondita sui loro programmi eccetera, e diciamo che siamo stati ben lieti di dire iniziamo il campionato italiano con voi, e
è iniziato benissimo. Sì. Perché il Ciocco comunque che sono, è una gara, forse è la più difficile tra virgolette, un po' perché è la prima del campionato, un po' perché il Ciocco è sempre un po' insidioso, sì. Anche il periodo proprio sì. dell'anno, marzo, anzi marzo, febbraio, perché è stato, marzo, scusami. Sì. Diciamo può esserci ancora magari sì, la variabilità del tempo, del meteo, esatto. eccetera, quindi è una gara molto impegnativa, è iniziato bene, e adesso settimana, non questo weekend, il prossimo Sanremo, e poi avanti. Avanti tutta, come si dice, non si rallenta nemmeno in curva. Giustamente, questo è un hashtag che è diventato un hashtag di Rider TV che ogni tanto postiamo sulla pagina Facebook. Loro ovviamente, essendo gentil sesso, hanno parecchi fans immagino. E sicuramente sono, ma serve anche proprio per tutto il mondo del rally, perché comunque è difficilissimo trovare un equipaggio completamente femminile. Ci sono delle ragazze che guidano, certo. la Corinne Federighi e altre, no. Ci sono tantissime ragazze che navigano, anche piloti di un certo calibro, però trovare due donne nella stessa macchina, non penso che in Italia ogni tanto c'è qualche coppia che fa qualche gara, però... Sì, sporadiche, però campionati... sporadiche e magari gare di Coppa Italia, invece avere due ragazze che corrono... Sì. Questo è tanta roba... Il campionato italiano è... Infatti Roberto ha cominciato a dire che fra poco sarete a Sanremo e quindi riprendiamo da lì il programma del 2019 a rifare il campionato italiano, mi dicevi? Allora quest'anno ci siamo lanciate, ci siamo iscritte al due ruote motrici uh-huh. e al trofeo Peugeot. Ci piaceva l'idea appunto di partecipare a un campionato, cercheremo di essere presenti più gare possibili, chiaramente sempre questioni di budget, compatibilmente, però, però cercheremo di presenziare il più possibile e la prossima settimana ripartiremo da Sanremo. E quindi giocate in casa? Casa quasi. Per modo di dire. Quasi. Appena fuori. Appena fuori. Però comunque dai, ci metteremo tutto il nostro impegno e cercheremo di portare a casa un buon risultato. Beh, poi capitalizzerete l'esperienza dell'anno scorso, visto che già l'anno scorso avete corso lì a Sanremo, quindi diventa, non dico più facile, perché ogni gara a sé stante ha le sue insidie, le sue difficoltà, però esserci già passati con la macchina da corsa è un po' più... diciamo si va con un po' più di tranquillità, no? Giusto? È vero, come dici tu, quando affronti per la prima volta una gara come il Ciocco la settimana scorsa effettivamente eravamo un po' più in difficoltà perché gara nuova, io addirittura non mi ricordavo le prove, lei mi sgridava, invece quando passi già per la seconda volta o terza effettivamente ti ricordi ti di ricordi più le prove e poi ti senti anche più tranquillo, più sicuro, sicuramente è un aiuto, sì. Sicuramente se quando si rifà una gara che già bene o male anche esatto. se cambiano le prove comunque c'è già l'atmosfera che conosci. Assolutamente sì, insomma si ha una tranquillità maggiore anche perché si è già passati in gara più volte quindi si conoscono già i comportamenti della vettura su quel dato tipo di tracciato. Esatto, e poi quindi magari un po' anche più i semplice. Punti più difficili te li ricordi, insomma non è la prima volta che li affronti per cui li affronti in maniera diversa. Quindi anche Veronica avrai un compito in meno, non dovrai ricordarle qual è la prova. Perché qual è la partenza della prova? Dove finisce? Dovrebbe esatto. ricordarsi queste cose. Stavolta può farci. Un lavoro in meno, è una passeggiata praticamente. Scusa, ti ho interrotto. No, assolutamente, vai tranquillo. Riprendo. Allora, ho visto la battuta. No, ci sta, giustamente la battuta è... E tornando invece a Roberto, noi ci siamo visti più o meno un mese e mezzo fa, dobbiamo fare un punto della situazione sì. sulla WRT, abbiamo un paio di minuti, poi nel caso ti faccio riprendere nel secondo sì. blocco, partiamo da Enrico. Da Enrico sì, perché ha finito il Corsica, ovviamente anche lì per fortuna è andato tutto bene, gara impegnativa perché chiamata dalle 10.000 curve che sono forse anche di più, quest'anno il tempo è stato clemente, non ci sono stati problemi di meteo. Però sappiamo tutti come sì, può insomma, essere però, ho visto delle foto nei giorni delle ricognizioni che c'è stato uno strattempo nevicato. quindi... Sembrava di essere a Monte Carlo. Esattamente. Esatto. No, è una gara sicuramente difficile, infatti ci sono stati parecchi danni anche di piloti. Anzi, facciamo gli auguri a Andrea Nucita, suo navigatore, che ha fatto un'uscita abbastanza cruenta. Per fortuna indenne. Esatto. Sì. E quindi Enrico è andato molto bene. Adesso lui ovviamente proseguirà con Sanremo, perché il campionato RGT prevede delle gare del Mondiale e delle gare appunto dell'Europeo, quindi ci sarà Sanremo-Roma, poi farà Germania. Mm-hmm. Speriamo che continui con questo passo, che vuol dire che insomma se anche Sanremo...
andasse bene. Ha messo a metà dell'opera, esatto, sì, perché primo in Corsica nella classe sì. RGT, quindi sì. Al momento è in testissima, cioè sì. Meglio di così punteggio non poteva, pieno. Direi proprio di sì. E poi settimana scorsa c'è stato il 1000 miglia, quindi la prima gara del CVRC. Jordan, come aveva detto qua l'ultima volta, ha iniziato il campionato con la Skoda di Bianchi, che tra l'altro è lo stesso noleggiatore dal quale appunto prendiamo la macchina per loro, che è la 208. È andato, per essere la prima gara con una macchina comunque molto performante, la prima volta che lui ci saliva sopra tutti gli effetti, è andato bene, si è divertito. Adesso ci ha comunicato che comunque prenderà parte anche al Milano Rally Show, però lì sì. Lo farà con Mauro Cucchi, che era qui l'altra volta, e con la Nissan, così lo spettacolo è assicurato. Un po' di traversi in più sicuramente. E poi proseguiamo con varie gare anche nello storico, perché c'è Andrea Zivian che fa il campionato italiano autostoriche con l'Audi 4. Purtroppo la prima gara, per un problema stupido del cavo della frizione, si è dovuto fermare, però adesso è già carico per Sanremo. Quindi immagino. Speriamo. Quindi Sanremo on plan. Sì, Sanremo, Enrico, Sanremo, loro, sì, Zivian, cioè, sì, avete sì. Lo standard ci completo. Ci sono tante macchine, tanti equipaggi, quindi speriamo di far bene. Quindi ti tocca continuare a rimboccarti le maniche, questa sera è la maglietta, quindi no. Ma, però sì, non ho bisogno di rimboccarmi le maniche. Sempre assistito, perché non è mai in onda, ma c'è sempre c'è comunque sempre tuo fratello. Fratello Herbert, e poi c'è sempre Carlo, che è dietro certo. Le quinte, un po' più lontano, però chiaro. Siamo sempre noi tre sul pezzo. Cerchiamo di fare tutto il possibile poi. E mi sembra che i risultati vi stanno dando ragione, per il momento, lo diciamo a bassa non voce, diciamo, toccando, no, visto che infatti, non siamo inquadrati, tutte le parti che possiamo toccare esattamente. No, ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile e per fortuna i risultati ci sono, comunque sono, cioè, tutti gli equipaggi che corrono con noi sono contenti, quindi questa è la cosa fondamentale. Questa era la nostra copertina, ahimè il time esatto. Dice zero, abbiamo introdotto l'argomento di questa sera, abbiamo ancora un sacco di cose da dire, quindi fermi sul divano, cinture di sicurezza allacciate, Driver TV torna fra un minuto. Di nuovo in diretta con Driver TV, nel primo blocco abbiamo cominciato a parlare con gli amici della abbiamo URT. Fatto il cappello. Il cappello introduttivo, quello che è ormai diventato il cappello introduttivo. L'abbiamo fatto insieme ai nostri ospiti, così diventa anche più dinamica la trasmissione, non parliamo sempre io e te, basta. Tanto sono stufi di ascoltare esatto. Voi, voglio dire. Non ne possono più. Allora, parliamo soprattutto di un equipaggio, come diceva giustamente Roberto prima, completamente al femminile, e quindi questa sera l'audience della trasmissione salirà. Sicuramente a dismisura. Stiamo scherzando, durante il backstage ci stavi raccontando alcune delle gare, perché comunque di gare ne hai fatte tante, di quella volta che ti si è incendiata l'auto. Partiamo da lì e poi ci presenti per bene la stagione 2019. Sì, allora 2 anni fa col Super 2000, una macchina piuttosto impegnativa, nella gara dell'IRC Coppa Valtellina, praticamente la macchina si è incendiata, si è rotto il bullone della staffa del serbatoio, è cascato il serbatoio, abbiamo preso fuoco. Fortunatamente, che detto così, forse sì. La fortuna delle donne, non lo so, ci siamo fermate davanti alla postazione dei pompieri, per cui hanno spento subito l'incendio e non ci sono stati neanche tanti danni alla vettura, fortunatamente. Un po' di paura, sì. Vabbè, ripensandoci però, perché l'istante... Ecco, vediamo adesso la macchina, giusto questa di macchina. Sul momento non ci pensi, cioè certo. Talmente una cosa talmente veloce che non ci pensi. Poi dopo, riflettendo, ti viene paura. Eh beh, sì. ripensando, insomma, le fiamme sono quella cosa che per un pilota, come l'acqua, a me fa paura anche quando fai le prove di fianco ai fiumi, così non ci pensi. Però se pensi che puoi sbagliare, capottare, entrare certo. Nel fiume, è una cosa che... Dopo, a mente serena, dici, porco cane, quel posto lì. Sì, sì, sì. Insomma, ma poi ti rendi conto come il fumo invade l'abitacolo in un secondo. Sì. Cioè in un secondo non vedi più né il volante né la maniglia per aprire la portiera, non sai più dove sei. Cioè devi andare a tentoni, cercare di aprire. Questo fa paura perché è immediata la cosa, non ti dà il tempo di riflettere. Però è andata bene, dai, non ci pensiamo più. La cosa importante è quello. La cosa importante. Esatto. Visto che parliamo di aneddoti, so che ce n'è uno, perché ho letto, sono andato a vedere, ho sbirciato. Giustamente. Un aneddoto che mi ha colpito è come è nata per te la passione per l'automobilismo.
in un gran premio di Formula 1 in Francia. Sì. Ti hanno chiesto se volevi sederti nell'abitacolo, esatto. E da lì è scoppiato l'amore. Esatto. E tuo padre ti cercava, non ti trovavo più. Questo è... Eravamo alle Castellet, perché mio padre era molto appassionato di auto, soprattutto di Formula 1, per cui mi portava sovente a vedere i gran premi all'estero. E in uno di questi gran premi, appunto le Castellet, parlo di tanti anni fa, quando si potevano raggiungere i box senza mille pass, potevi avvicinare i piloti e l'auto molto facilmente. Il pilota appunto mi ha visto che guardavo la macchina, mi ha detto vuoi salire? Sono salita a bordo dell'auto e così i miei genitori non mi hanno più trovata. E fortunatamente ho detto qualcuno parlerà italiano qua. Sono andata alla sala stampa dove ho detto ci saranno i giornalisti italiani. Così mi hanno capito e hanno chiamato al microfono i miei genitori che sono venuti a recuperarmi. Per cui si vede che già qualcosa nel DNA c'era. C'era già. Sì, e quindi quella cosa ti è rimasta impressa e da lì poi è nato l'amore. Sì. Da lì è partita la passione. Che hai trasferito Veronica. Che ricordiamo, l'ultima volta che è venuta non era per niente convinta. No, invece proprio... adesso già ti vedo molto, convinta. Sì. Assolutamente sì. Ormai si è convinta al 100%, perché a vedere gli sguardi quando guardi video così sei appassionata anche te adesso. Sì, devo dire che mi diverto veramente tanto. Non so, e anche il nostro rapporto rispetto a quello fuori dalla macchina è diverso, quindi riusciamo a trovare un accordo, andare d'accordo e essere, non so, in simbiosi su molte cose. Beh, sicuramente il rapporto che avete madre e figlia diventa ancora più facile in macchina, perché tu sai quello che vuole lei, esatto. E lei sa come comportarsi nei tuoi confronti, quindi diventa ancora più facile a trovare un'armonia all'interno dell'abitacolo. Sì, sicuramente sì, infatti sono contenta che mi abbia passato questa passione. Oh, bene. Sì. E immagino tu, Patrizia, sei contenta di averla passata? Sì, diciamo che c'è molta complicità, per cui io sono molto felice di averla in auto con me, però da mamma chiaramente ho delle responsabilità, per cui ho sempre un pensiero al fatto di preservarci, insomma, per cui cerco sempre di guidare con un po' Se l'ho sentita su un camera casa, dici, dai, accelera! esatto, io cerco io di mantenere, insomma, una guida che ci tuteli e lei mi cazzia. Mamma, siamo andate troppo piano! Vabbè. Ricorda che è tutta colpa tua, È sempre colpa mia, sempre colpa mia. È il compito del navigatore, quello di spronare. Esatto, se non accelera, quindi sta facendo il compito adeguato alle sue caratteristiche. Esatto. Di gestire il tutto. Roberto, anche per te è così quando hai Herbert in macchina, è quello che ti sprona o viceversa? Sì, no, è vero. Sì, Probabilmente anche perché, vabbè, noi siamo fratelli, però io sono più vecchio, comunque mi sento sempre, cioè, quel retro, sì, c'è quel qualcosa che secondo me è inconscio, perché non è che uno sale in macchina certo, e dice, oh, adesso, è ovvio che ognuno quando sale in macchina cerca di non farsi del male. Certo. Però inevitabilmente quando uno ha un parente stretto, penso che l'inconscio abbia una cosa che non si riesce a dire no, ma stacco completamente la testa. Poi probabilmente c'è qualcuno che lo fa. Adesso mi ricordo Panizzi ai tempi, aveva il fratello di fianco. Sì. Non so quante volte si ricordasse di avere il fratello di fianco. Chiaro. Però lì sono dei casi. Beh, però se tu ti ricordi gli occhi di Panizzi, era abbastanza pazzo. Sì, lui era proprio da matto. È proprio l'inconscio, probabilmente, che ti fa arrivare a quel punto in cui dici. Andare. Poi sì, ci sono delle volte in cui uno prende dei rischi, perché inevitabilmente ci sono delle gare, dei momenti in cui uno dice: vabbè, mi sento in fiducia e vado. Certo. Però posso capire anche sinceramente mi sentirei un po', diciamo, in difficoltà con un figlio. Magari sicuramente capiterà, perché mio figlio sta spingendo, non manca anche lui, molto, per cui capiterà sicuramente. Però quando sarò con la parte lui, sarà difficile. Secondo me è più accentuato quando chi guida è più vecchio, cioè o è la mamma o è il papà o è il fratello più vecchio. Ti senti ancora più responsabile. Ti senti forse più responsabile. Chiaro. Probabilmente se uno avesse il figlio di 20 anni che guida e uno ne ha già 50, dice...
Ti stai dicendo che devi fare il navigatore da un po' col pacchino. Sicuramente, ovviamente. No, io ho mio figlio che è piccolo, perché adesso ha 10 anni e mezzo, quindi c'è ancora tempo. Ancora, però ho detto, se un giorno dovesse fare qualche gara di rally, ci mando mio fratello, che è lo zio, perché io il navigatore non lo farei mai. Ma è anche io, io quindi ho già detto, l'ho fatto con un mio, chiamiamo nipote, perché è un molto amico di mio nipote vero, e l'ho acquisito come nipote, e sono salito in macchina, perché per una scommessa sono salito in macchina con lui al Monzino, che ha 16 anni, però ho fatto molta fatica. Monzino che sei in che, pista. Che tra virgolette sei in pista, ecco. Quindi... Su una prova speciale non sarei salito. No, infatti l'ho detto a mio fratello, se dovessi, Alberto, correre... Roba tua. Sì, arrangiati. Ha bisogno dei navigatori con esperienza. Io non ho fratelli, non posso domandare. Trovi la scusa. C'è bisogno del navigatore con esperienza, che prende il ragazzino giovane, giusto, e magari prova a vedere se vale qualcosa. Io guardo, mi metto tranquillo, chiaro, e chiaro, basta. Chiaro. C'è di buono che ho tanti amici, per cui posso demandare anch'io. Questa sera abbiamo parlato un po' anche del rapporto familiare, ma è inevitabile avendo appunto mamma e figlia. Con questo non vuol dire che sei un navigatore che non è parente, lo spacchi. No, però effettivamente quando c'è un grado di parentela diventa tutto molto più complicato. Sì. E magari ci si manda anche a quel paese se le cose non va bene, più facilmente, solitamente credo che sia no. Ma sì, però diciamo che nell'abitacolo, come dicevamo prima, c'è un rapporto diverso, per cui si vive tutto talmente con più emozione non riesci neanche a arrabbiarti né lei, sì, magari capita dopo la gara o dopo la situazione, perché vai a riguardare un po' col camera car una cosa e l'altra, sì. Dici ma vedi. Spesso lei a volte, tipo nelle prove, mi dice qua sono arrivata lunga. Io gli ho detto ma sì, ma la nota te l'ho detta 3 curve prima, perché sapevo che saresti arrivata lunga. E lei allora lì un po' discutiamo e già ti bacchetta a dovere. Ma perché lei che la bacchettona è lei, si inverte nei ruoli, in macchina comando più io e fuori dalla macchina. Ma in genere è il navigatore alla fine che comanda. Sì, è vero, sì, solitamente. Perché solitamente è il navigatore che decide quando andare. Tu sei in macchina col volante, ci devi dire molto, io lo faccio. Cerco di farlo. Ci provo, esattamente. Almeno ci provo. Però effettivamente è proprio il navigatore che comanda, tra virgolette, in tutte le azioni, perché nei trasferimenti ti dice se devi andare piano, andare forte. In prova speciale ti dà il ritmo lui, quindi sì, tu hai il tuo passo, ma lui può aumentare o diminuire il ritmo se vede che sei in affanno o stai dormendo. Quindi è molto importante il ruolo del navigatore, e soprattutto nella loro situazione, che hanno questo feeling più stretto, diventa ancora più facile che lei comandi in macchina. Ti deve ricordare il nome della prova, se non ti ricordi qual è la prova. Esatto. Dove parte la prova? Dove arriva? La prima curva. Diciamo che mi sostiene anche, perché magari quando mi vede un po' stanca nelle prove lunghe mi dice dai, mancano 2 pagine, 2 chilometri, dai. Vedi, anche quello serve, sì, anche quello serve a tranquillizzarti e a darti la carica che serve. Lo anticipava prima Roberto, ci presenti la macchina che utilizzerete quest'anno per il campionato italiano 2019? Sì, allora la macchina è un Peugeot 208 del Chrysler 2B. Ed è quella che abbiamo già utilizzato l'anno scorso in alcune gare, del team Bianchi, con cui ci troviamo molto bene, e affronteremo tutta la stagione ancora con loro quest'anno. Ok, in bocca al lupo, ovviamente, questo è importantissimo. Veronica, una cosa che ti piace particolarmente, perché chiaramente hai iniziato da poco, una cosa che ti riesce più facile e quella invece dove trovi un po' più di difficoltà? Ma diciamo che a me è sempre piaciuto lo sport in generale, ho sempre fatto sport, quindi avevo smesso, e una cosa che mi piace parecchio, appunto, aver ritrovato un po' l'adrenalina, la voglia di mettersi in gioco, perché sono sempre, per la scuola ho rinunciato al mio sport e quindi sono contenta di aver iniziato questo. Sicuramente è un mondo per me nuovo e quindi ho trovato tante difficoltà. Non tanto nelle note, ma più che altro magari nel gestire la gara, nei tempi, negli anticipi, cose per me completamente nuove. Però adesso diciamo mi piace quasi tutto. Anche perché non è semplice, non lo ricordiamo mai, ma il lavoro del navigatore è un lavoro È sempre un ruolo molto impegnativo, e organizzare tutto non è facile.
diciamo che una volta quando non c'erano i parchi assistenza era ancora più complicato, però in ogni caso anche adesso nei trasferimenti calcolare i vari tempi di anticipo per arrivare giusti inizio prova con le gomme calde, tutto è un lavoro molto impegnativo e molto di responsabilità. Quindi brava, complimenti. Grazie. Come al solito ci dobbiamo fermare, fermi sul divano, cinture di sicurezza sempre allacciate, ma immagino le abbiano tenute già dal primo blocco. Sì. Torniamo fra pochissimo, fra un minuto con Driver TV. Di nuovo in diretta con Driver TV, abbiamo ancora delle cose, anzi, importanti, molto forse le più importanti da dire questa sì, sera. Io direi proprio di che sì. Che Patrizia e Veronica sono testimonial già da un paio d'anni, questo è il secondo anno, il terzo addirittura, se non vado errato, questo è addirittura il terzo, della fondazione Edotempia, che è una fondazione che si occupa della ricerca e della lotta contro i tumori. Siete logate con la tuta dell'Albero Verde, la livrea della macchina altrettanto e in più... nell'area assistenza c'è anche la possibilità di chiedere informazioni e di fare del bene a gente che ha bisogno. Ti lascio raccontare per bene questa esatto, cosa. Questo è l'argomento a cui ci teniamo di più, forse anche di più della gara, certo. Perché è un argomento che è a cuore a tutti, perché purtroppo quasi ogni famiglia è colpita purtroppo da questo male incurabile, per cui è un argomento che interessa a tutti. E in particolar modo a noi, cioè, abbiamo preso a cuore questo progetto del Fondo Edotempia, per cui ogni gara abbiamo nel parco assistenza il nostro stand in cui mettiamo la cassettina delle offerte, distribuiamo gadget, distribuiamo informazioni sul fondo, su quello che fa. E questo albero verde è un simbolo, diciamo, di speranza. E ogni foglia di questo albero è un'attività che il fondo fa, per cui fa prevenzione, screening, fa ricerca, ci sono dei volontari che sostengono le famiglie degli ammalati, i figli sono seguiti psicologicamente dai vari psicologi che hanno, e insomma fanno una serie di attività immense, per cui noi cerchiamo di aiutare nel nostro piccolo la fondazione, per cui il nostro sponsor li giriamo tra virgolette direttamente al fondo, che fanno la donazione diretta, e questa cosa ci fa star bene. Quello che diciamo sempre, fare del bene sì. Fa star bene, che è la sì. Prima cosa, però vi fa tanto esatto. Onore, complimenti esatto. Davvero, perché grazie. E questo ci sarà anche a Sanremo, quindi anche lì avrete questo angolo dove qualcuno se vuole venire a chiedere informazioni esatto. Piuttosto che a lasciare un'offerta sì. A devolvere sì, ogni gara che facciamo noi abbiamo lo stand che riceve le offerte, distribuiamo appunto gadget, per cui anche i bambini sono attirati da queste cosine che distribuiamo, e soprattutto cerchiamo di dare informazioni su quello che fa il fondo, sulle attività del fondo, della fondazione. Quindi chi sarà a Sanremo a vedere il rally al parco assistenza devono venire a trovarvi per prendere le informazioni necessarie. Esatto, invitiamo tutti a venirci a cercare. C'è una marchetta fatta bene. Esatto, e cercare di aiutare anche con piccole donazioni, però sono sempre utili, e soprattutto donare il 5 per 1000, che per noi esatto. È un niente, esatto. Che tanto comunque dobbiamo devolverlo a qualcuno e aiutiamo le persone che soffrono. Sicuramente. Hai fatto bene a sottolineare anche questa cosa, perché anche sì. Dobbiamo farlo per forza, quindi esatto. tanto vale donare per chi esatto. ha veramente bisogno. Per cui chi vuole donare al Fondo Edotempia c'è il sito con il codice fiscale a cui si può fare la donazione del 5 per 1000. Perfetto, magari poi sulla nostra pagina Facebook, perché metteremo... no, mettiamo qualcosa se qualcuno eventualmente volesse esatto. Fosse interessato nei prossimi metteremo giorni. Metteremo un riferimento con l'immagine, volevo magari la, solo il link. Volevo solo appunto per ringraziare questi sponsor che devolvono direttamente i soldi alla fondazione, che sono Terno Scorrevoli, Gianni Terno e Natural Boom con Andrea Campagnolo. E li ringrazio perché hanno una grande sensibilità a seguire il nostro progetto. E quindi è giustissimo menzionarli e ringraziarli. Ringrazio anche Roberto e la scuderia WRT che ci sostengono in questo progetto importante. Certo, quindi anche per te Veronica, ruolo importante anche quello quando vengono a chiedere informazioni. So che ho visto un'intervista vostra e quindi
ho visto che vi dividete il compito in questo caso. Ha iniziato lei come testimonial, poiché io appunto non correvo ancora, correvo molto poco, sono stata ben contenta di continuare insieme a lei, anche perché io essendo giovane forse simboleggio un po' anche la prevenzione. Esatto. Perché nonostante io sia la giovane d'età, comunque si vedono diversi casi, quindi è anche giusto che alla nostra età siamo al corrente di queste cose. Anzi, fondamentale la prevenzione, esatto, soprattutto per queste malattie, ahimè, che sono sempre più diffuse, come giustamente ricordavi. In bocca al lupo anche per questo, ovviamente. Grazie. Noi, per quel poco che possiamo fare, chiaramente metteremo sulla nostra pagina Facebook un richiamo a questa cosa. Torno da te, Roberto, ti vedo già armato di... No, non si può dire, no? Perché si vede. No, ma tanto si vede, no, ma io lo dico apertamente, siccome la memoria non è... No, anche perché, ovviamente, essendoci talmente tanti equipaggi... Sì, ci sono tanti equipaggi... Sarebbe più facile dimenticarsene qualcuno e non è bello, allora è giusto leggere. Allora faccio vedere che leggo. Sì, no, dovevamo dirlo, però hanno aperto là e quindi si vede. Si vede. Nessun problema. Ah, ricordiamo i tanti appuntamenti. Questo fine settimana abbiamo... due singoli piloti, perché corrono in salita, che corrono appunto due gare abbastanza importanti. Una è la Camuccia Cortona, che è una gara in salita, e c'è Fracasso Federico, che corre tra l'altro con una macchina storica, perché è una Giannini 650, e Roberto Malvasio, che corre con la Mini Cooper nel Racing Start Plus, corre la salita del Costo. E poi si va direttamente la settimana dopo con il Sanremo, quindi con le ragazze qui presenti. Poi abbiamo Andrea Zivian, che corre con l'Audi 4, come ho detto, Lanteri, che corre con una 106, Numeroso, che corre con un Opel Corsa, Alen Cittadino, che corre con una Clio, Brazzoli con la 124, e abbiamo al Colline di Romagna Alessi, che corre con una 208 R2. Mi sembra capire che è meno ricco. Meno ricco, direi di sì. Fino a oltre la metà di aprile siamo così, poi dopo programmi vanno avanti, quindi prossimo giro, quando ci vedremo, avremo modo di rivederci e ci ricorderai appunto i vari appuntamenti. Comunque complimenti davvero, perché gli equipaggi sono tantissimi e riuscire a seguirli tutti L'impegno c'è, perché comunque da quando si inizia con le iscrizioni, seguirli poi per tutta la parte amministrativa è impegnativo, però noi lo facciamo con piacere, quindi non ti rimane il tempo nemmeno di fare la barba, praticamente. Battute a parte. Voi invece in macchina, no, tu ed Herbert? Noi adesso, se riusciamo, facciamo il Milano Rally Show. Ah, bene. Che quest'anno è anticipato a giugno. A se giugno, no, a metà 15-16 giugno. Sì. Avremo infatti una puntata. Immaginavo che... Stavo parlando appunto con Beniamino. Abbiamo già tre iscritti confermati, che appunto sono Jordan Brocchi con Mauro Cucchi con la Nissan, Tortone Maurizio e Tortone Enrico con la Fiesta VRC e Giacomo Ogliari con la C3 R5. Okay. Vediamo se riusciamo a farlo noi bene, forse qualche d'un altro si aggiungerà e poi dopo non lo so, poi ve lo dico un po' più avanti se riusciamo a realizzare una cosa io e Herbert. C'è qualcosa che bolle, sì, noi, dentro, noi, ma non si può dire fino in fondo. No, aspettiamo, tanto è in là, è verso nell'ultimo trimestre dell'anno, allora quindi c'è tempo. Bisogna cercare il budget prima, perché le trasferte sono impegnative. Tempo. Sì, prima ci dedichiamo a quelli che corrono nell'immediato. Chiaro, per svelare le novità. Esatto. Allora, torno da Patrizia, ancora non abbiamo toccato ancora forse qualche argomento. Sì, forse sì. Sulla stagione 2019, allora, l'auto l'abbiamo, la navigatrice. La navigatrice non si cambia, è sempre lei. Oltre al campionato italiano c'è anche qualche gara spot magari che farete, dove magari potremo vedere Veronica alla guida, è una cosa che ho ancora troppo presto per... Allora, Veronica quest'anno vorremmo iniziare a fargli fare qualche test per vedere appunto se è portata, se le piace, e il progetto, l'obiettivo... togli se le piace, perché quello è insito ormai. Cioè, abbiamo uno sguardo diverso. Esatto. L'obiettivo sarebbe quello di portare lei alla guida e farle fare un equipaggio under, chiaramente. Ah, ecco, certo. Sì. Vediamo adesso se riusciamo in questo intento, ci proveremo. Intanto farà ancora esperienza seduta vicino a me nel che campionato italiano. È una bella esperienza, insomma, chilometri, anche se sei da parte, li fai servono, e impari a vedere le strade, impari a vedere le reazioni della macchina, perché anche chi è da parte riesce a capire le situazioni e le reazioni che crea la macchina nelle varie situazioni. Esatto, infatti adesso mi sembra strano che lei all'inizio non ci capiva niente, adesso
adesso parliamo la stessa lingua praticamente. Ogni tanto la guardo e dico, ma è lei, ma che è lei? Che se ne intende, figlia, sì, così, che parla di macchina, di assetto, gomme. Di gomme, di, sta diventando bravissima, sta crescendo e adesso insomma dai, sarebbe quasi poi ora di provare. All'inizio la, diciamo, non era tanto convinta, poi ovviamente la passione ti permette di andare ad entrarti nelle situazioni, capirle meglio e goderle meglio, perché poi quando riesci a capire che una pressione, esatto, di una gomma deve lavorare così e tutto, diventa poi tutto più facile e avvincente. Esatto, esatto. Adesso sì, è, diciamo che sta crescendo, sta imparando, ogni gara è un'esperienza in più, acquisisce nozioni in più su tante cose. E diciamo che dai, adesso siamo sulla buona strada, quasi per mettersi sull'altro sedile. E quindi ci siamo quasi, preparati. Entro fine anno sicuramente ce la facciamo, sì. Ne sono convinto anch'io, si può dai, dire ci tutto proverò. Ma c'è già qualcosa di quasi sicuro, non insomma, assicuro di riuscirci, ma ci proverò. Ma secondo me sì, perché poi guarda che inizi, io ho un esempio qui al laterale, poi la cosa peggiora negli anni, esatto. Poi diventi come loro, quindi, esatto. Sì. Quindi è solo questione è un embolo, no? Che quando, vero, quando parte è solo questione è di tempo, quindi immagino di sì. Hai una gara che ti piacerebbe fare come pilota, sto parlando chiaramente, ma o forse vorrei iniziare da una delle gare di casa. A Biella c'è sia la Rally della Lana che la Ronde, quindi sicuramente magari come prima gara una dove conosco dove bene le strade. La sì, esatto. E invece secondo me dovresti andare da un'altra parte. Sì. Perché così perché la gara di casa si sente, esatto, sempre troppo. Senti di più a livello, sì, emotivo. E poi conosci troppo la strada perché non ascolteresti chi è da parte. Se invece... però se mi naviga lei forse è meglio se vado vista. Ops. Che fiducia. Che frecciata questa. Questa la tagliamo e poi riprendiamo. No, però se vai su una gara fuori sei obbligata a ascoltare certo, chi è da parte, che tiene il pallino della situazione. Quello sì, è vero. Beh, sicuramente prima proverò a fare qualche test in pista, dove non posso fare danni grossi, e poi vedremo. Eh beh sì, anche una gara in pista, certo, potrebbe essere un'idea, perché no? Questo è quello che potrebbe aspettarci. Noi siamo in chiusura, noi veramente vi ringraziamo per essere stati con noi, per essere tornati a Driver. Roberto, mi sa che ci rivediamo durante l'anno perché abbiamo ancora un sacco di cose da dire. Io ringrazio ancora per essere stati a Driver Roberto Antonucci, grazie Roberto. Grazie a voi. Patrizia Perosino, grazie a voi, Patrizia. Grazie. In bocca al lupo a Veronica Verzoletto, grazie per essere stati con noi. Che... Appuntamento settimana prossima. Alla prossima settimana, ricordiamo sempre i nostri contatti, la pagina Facebook Driver TV e il canale YouTube, sempre Driver TV, dove potete rivedere tutte le puntate qualora non facciate in tempo a vederle il giovedì sera. Dal PAC e da Corrado, appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora e ciao buona a tutti. Serata.